Ciao Cristiana, buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno. Parliamo di questo bando in particolare, con degli esempi pratici, così chi vede, innanzitutto diciamo che il tetto minimo di spesa sono 400 mila euro di investimenti in macchinari. Innovativi che rispondono ai paradigmi di Industria 4.0. Le aziende beneficiarie sono quelle che ricadono nella Teco C, quindi le manifatturiere, però poi ci sono le attività di servizi alle imprese, dove si collocano benissimo gli impianti di trattamento rifiuti. Okay? Quindi il codice Ateco tipici degli impianti che effettuano recupero possono partecipare al bando macchinari, sempre nelle regioni di convergenza indicate, quindi Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata. Facciamo degli esempi pratici. Mi avevi fatto il bellissimo esempio dell'impianto di packaging per l'azienda ortofrutticola. I macchinari tipici che possono essere inseriti all'interno di questo bando di finanziamento sono le macchine per il packaging, macchine che effettuano recupero dei rifiuti tipo i selettori ottici e i magazzini automatici. Quindi su 500 mila euro di investimento, il 35% vuol dire più di 165 mila euro a fondo perduto. E facciamo l'esempio dell'impianto di recupero dei rifiuti. All'interno degli impianti di recupero rifiuti, e specialmente nel sud, stanno prendendo particolarmente piede i selettori ottici che permettono una selezione non più manuale ma totalmente automatica della materia che va a recupero. Quindi il prodotto che si genera a seguito della triturazione e la selezione ottica praticamente diventa quasi privo di impurità. Sfruttano dei selettori ottici che per esempio riescono a dividere in maniera perfetta la plastica dal metallo. Ah, questi sensori ottici riescono a dividere in modo perfetto la plastica dal metallo. Esatto, perché spesso che succedeva? Che per esempio alle plastiche rimanevano ancorati attraverso le colle i metalli, ok? Quindi dividendoli in maniera perfetta, in realtà il mercato più grande che si crea è quello dei metalli, la plastica anche, però la plastica viene pagata in quantità molto più bassa, cioè il valore della plastica è più basso, mentre quello del metallo particolarmente selezionato arriva a valori importanti perché segue tipo il mercato dell'acciaio, okay? Specialmente gli impianti che fanno il recupero dei RAEE, che sugli apparecchi elettronici riescono a dividere in maniera perfetta il silicio, il metallo e la plastica. A quel punto la divisione di tre sottoprodotti gli crea praticamente un prodotto di estrema qualità e si aprono contestualmente a mercati molto importanti. Hai un altro esempio pratico da raccontare, un settore diverso? Nel campo dell'ortofrutta, se la frutta delicata tipo le ciliegie, le pesche, nello scaricarsi nelle linee di lavorazione vengono toccate, loro iniziano il processo di maturazione e decomposizione molto velocemente. Il selettore ottico riesce a trovare anche un inizio di deperimento all'ordine del micro e quindi divide tutti quanti i prodotti, riuscendo a creare una confezione di ciliegie, di albicocche, di pesche che non sono proprio state toccate, il che significa che la maturazione avverrà sul lungo periodo e gli permette la creazione praticamente di un prodotto di estrema qualità. E questo è determinante per raggiungere i mercati della GDO. Non tutte le aziende riusciranno a raggiungere al tetto dei 400 mila euro di investimenti. Ci saranno aziende che dovranno investire importi molto inferiori, però per nostra fortuna si è riaperto il bando dell'INAIL. Ma sì, è vero, in realtà tutte queste aziende che debbono fare investimenti un pochino più piccoli, che arrivano magari tra i 100 e i 200 mila euro, possono usufruire sicuramente del bando INAIL. Qui ricordiamo il contributo a fondo perduto del 65%. Vorrei ricordare altre due cose importanti. Tutti questi finanziamenti contemporaneamente possono godere del credito d'imposta del 40% per la quota parte a carico dell'azienda, il che creerebbe una situazione di estremo beneficio per le aziende in cui i benefici fiscali si raddoppiano. Quello che io chiamo agevolazioni a cascata che si possono sommare. Oltre al 65% a fondo perduto, quindi in bonifico sul conto corrente bancario dell'azienda, si possono sommare il 40% del credito d'imposta e che ricordiamo si può portare in detrazione di qualsiasi F24 a partire da gennaio dell'anno successivo. Quindi nell'arco di pochi mesi si recupera anche l'altro ulteriore 40%. Un'ultima cosa, il bando Mise Macchinari ha una finestra che si apre il 23 di luglio e scade il 30 luglio 2020 e una seconda finestra che dovrebbe aprirsi, secondo i dettami del bando pubblicato,
intorno a gennaio-febbraio 2021. Quindi praticamente ci sono due finestre, una chiude tra poche settimane, la seconda riapre fra 5 mesi, 6 mesi, e anche quella bisogna prepararsi. Quindi chi non riesce a presentare la domanda per questo bando si deve preparare, perché ci sono 5 mesi di tempo per prepararsi per il prossimo bando. Cosa devono preparare i preventivi di spesa? Sicuramente una descrizione ben fatta del ciclo produttivo. Noi generalmente per tutti gli altri bandi, quindi continueremo a farlo anche per questo, nella descrizione del ciclo produttivo mettiamo tutta una serie di rapporti fotografici che ben testimonia la realtà aziendale e soprattutto la capacità organizzativa e funzionale dell'azienda. Okay. In tutti i bandi comunque noi effettuiamo un sopralluogo in qualsiasi regione, perché dobbiamo comunque avere le idee piuttosto chiare insieme all'imprenditore della fattibilità e la cantierabilità del progetto in tempi piuttosto brevi. L'imprenditore chiede: quanto devo spendere per fare una valutazione tecnica e partecipare al bando? Comunque noi una prefattibilità gliela facciamo sulla base delle offerte economiche. Quindi la prefattibilità è sempre gratuita? Sì, gliela facciamo gratuitamente, assolutamente. Perché se mi mandano un'offerta economica di un carrello elevatore, chiaramente blocchiamo tutto. Poi, se passa la prefattibilità, il giudizio della vostra squadra di ingegneri, l'azienda dovrà pagare 800 euro per partecipare alla domanda e il 6% sul buon fine. Invece col bando INEL, anche qui c'è una prima fase gratuita di prevalutazione e una seconda fase di 470 euro per presentare la domanda, a patto che ha superato un punteggio minimo. Difficilmente si creerà delle condizioni in cui ci sia una componente a fondo perduto, una componente in conto interesse e un credito d'imposta. Cioè, tre benefici così importanti in un unico bando non potranno ricrearsi, anche perché il credito d'imposta per Industria 4.0 allo stato attuale dovrebbe chiudersi il 30-12. È vero, tre contributi a cascata come adesso non capiteranno mai più. Ci sentiamo presto per la prevalutazione delle domande in arrivo. Ti ringrazio. Grazie a te, Fabio.